Ciao gente, benvenuti in un nuovo video. Oggi sarà un video sui giocattoli perché vi volevo parlare della nuova collezione di abiti che sono usciti in edicola di Barbie originali e ogni abito praticamente rappresenta la moda di un determinato periodo storico. Io li sto comprando tutti perché ve li voglio mostrare. Secondo me è una bella collezione perché oltre ad avere dei vestiti di Barbie veramente belli, impariamo anche la cultura storica della moda dell'epoca. Adesso vi faccio vedere i primi 5 che sono usciti, ovviamente poi li apriremo. Iniziamo! Come primo abito iniziamo già bene perché partiamo con l'abito stile impero. Questa era la prima uscita. Ecco la confezione, molto facile estrarre l'abito che è contenuto in un contenitore di cellophane e poi è cucito sopra un foglio di plexiglass. Ogni abito ha il proprio appendino. Allora, l'abito è cucito, quindi avete bisogno di un paio di forbicine, mi raccomando fate attenzione a non farvi male e a non rovinare l'abito. È un pochino spinoso toglierlo, ma poi ci riuscirete. Guardate com'è bello questo abito, non vedo l'ora di vederlo indossato alla nostra Barbie. Ed eccola qui, l'epoca storica dello stile impero è 1800-1815 circa. Come potete vedere, l'abito è molto bello, ha la tipica silhouette stile impero, ossia è stretto sul busto, ma poi ha un finto punto vita sotto il seno e una gonna molto ampia. Infatti all'epoca non era necessario il corsetto. Guardiamo le decorazioni in oro, bellissime, perché in questo periodo storico praticamente si faceva riferimento ai passati periodi come l'antica Grecia, l'antica Roma, e quindi c'era questo binomio di abiti semplici ma abbinati a stoffe di pregio con decorazioni molto ricche. Il colore tipico era il bianco, guardiamolo anche da dietro, guardate che bello. All'epoca le donne raccoglievano i capelli ma poi lasciavano delle ciocche libere e gli abiti venivano impreziositi con queste mantelle quasi sempre di velluti pesanti. Questo è veramente uno spettacolo, ditemi se vi piace. Allora, la tipica rappresentante dello stile impero è stata la moglie di Napoleone Bonaparte, Giuseppina, che infatti indossava proprio abiti stile impero. Guardate che bello, è stupendo, è proprio un abito da principessa. Quindi abito stile impero, dalla tipica silhouette a impero con vita altissima, semplicità come una tunica ma sfarzo di tessuti preziosi come seta e raso. E ora siamo al numero 2, cioè abito anni 50. Guardate quanto è bello questo vestito, abbiamo anche le scarpe, l'unico abito della collezione per adesso che ha le scarpe. Sono delle scarpe con tacco a spillo. Il colore dell'abito è un turchese, adesso lo apriamo insieme. Ovviamente è semplicissimo da aprire. Tiriamo fuori le nostre scarpe, guardate come sono belle, proprio anni 50. Il vestito ovviamente è adorabile e adesso vediamo l'indossata la nostra modella vintage. Guardate quanto è bello e quanto rappresenta gli anni 50, ossia l'ottimismo, sviluppo economico, il benessere, l'America che era vista come un modello da imitare, quindi famiglia felice, le casalinghe stile pin-up, e quindi questo vestito lo rappresenta totalmente.
abbiamo la nascita della silhouette a clessidra, quindi abiti stretti in vita con gonne ampie. I colori erano quasi sempre sui toni del polvere, questo turchese ne è la prova. C'erano anche delle fantasie, quindi pois oppure righe. Guardate questa gonna com'era bella. La cosa bella era l'ariosità delle gonne, che erano voluminose. Non so se lo sapete, ma nel 1947 fu inventato anche il tacco a spillo e infatti negli anni spopolò. Guardate quanto è bello questo vestito, perché è veramente vintage. Diciamo che la rappresentante migliore di questa epoca storica è Marilyn Monroe, ovviamente poteva non essere lei. Ed eccoci arrivati al numero 3, l'abito che conteneva anche l'armadio raccoglitore che vi farò vedere in seguito. È molto semplice da montare comunque. Questo è l'abito degli anni 10, tiriamolo fuori dalla sua confezione, guardate il cappellino stupendo, meraviglioso, guardate come è fatto bene. È l'abito del 1910, che è qualcosa di meraviglioso. Che cosa vi viene in mente? A me il Titanic. Guardate se non sembra Rose di Titanic, perché appunto siamo nel 1910, è il decennio interrotto della prima guerra mondiale. C'è stata una quasi liberazione del corpo femminile, una passione per l'esotico. Diciamo che la donna era raffinata, elegante, femme fatale. La silhouette era snella, c'è ancora la vita stile impero. E vanno di moda i kimoni, le casacche, le tuniche, i pantaloni alla turca, le righe, i colori parecchio forti e diciamo tutto ciò che fa contrasto. Come possiamo vedere, vanno di moda anche gli accessori, quindi non può mancare mai una sciarpa e grandi cappelli. Come vi dicevo, se vi guardate, Titanic è una perfetta rappresentazione della moda degli anni 10. Questo vestito è meraviglioso, io lo adoro, veramente una moda stupenda, mi sarebbe piaciuto essere in quell'epoca. Guardate com'è bella Barbie vestita così e guardate com'è bello il vestito abbinato a questa giacchina che appunto ha la vita alta. È la sua collana. Ed eccoci arrivati al vestito numero 4, il vestito del Medioevo, ossia il vestito gotico. Anche qui abbiamo il nostro appendino, come sempre. Guardate che cosa c'è, il mitico cappello medievale, cioè quello a cono. Il vestito con questa bellissima cintura, vediamolo indossato alla nostra modella, non vedo l'ora di vederlo addosso a Barbie. Ed eccolo qui l'abito gotico. Diciamo che non c'erano i pantaloni per le donne in quell'epoca, ma soltanto tuniche. Gli abiti avevano un taglio molto semplice. Quindi siamo tra il 1300, diciamo quell'epoca lì, 1400. I colori erano tinta unica. Come potete vedere, la semplicità di questo vestito, che era lungo ma sobrio, da un taglio piuttosto dritto. Le cose tipiche erano i cappelli. Guardate questo cappello a punta che si chiamava Ennin, che era il tipico copricapo a cono medievale, poteva essere anche di altre forme, tipo a corno allungato, ed è quello che poi aveva il velo dietro e ricorda le fate e le streghe, infatti poi è stato preso da questo periodo storico. Vi piace l'abito del Medioevo gotico? È molto sobrio, però secondo me, non so, è magico.
Siamo arrivati al quinto abito, sia quello del Rinascimento. Tiriamolo fuori dalla sua confezione. Anche qui abbiamo l'appendino. Guardate quanto è bello l'abito del Rinascimento e com'è pomposo, ovviamente tipico dell'epoca. Ormai siamo già nel 1500 più o meno. Ed ecco qui la nostra Barbie. Ho cercato un pochino di renderla rinascimentale. Ed eccola nel suo bellissimo vestito. Come possiamo vedere, il vestito si presenta come se fosse diviso in due parti. Vabbè, l'acconciatura ovviamente pomposa come voleva l'epoca. Il collo molto molto importante. E come possiamo notare, le maniche di colore differente dall'abito, perché le maniche potevano essere anche staccate dal vestito ed avevano sempre un colore che faceva contrasto. L'abito si divideva appunto nella gamurra, che era la parte superiore, e poi la gonna praticamente conteneva la faldiglia, che praticamente serviva a gonfiare la gonna. Quindi era un sottogonna che poteva essere fatto di imbottitura, di cerchi di legno, di ferro, e dava quell'impressione appunto di gonna molto molto bombata. Diciamo che la tipica persona che rappresentava quest'epoca era Caterina de' Medici, se volete più o meno farvi un'idea. Ovviamente le stoffe erano sfarzose e c'erano queste decorazioni con gigli e fiori tipiche dell'epoca. Guardate quanto è bello questo vestito e soprattutto com'è bella questa gonna, che era così, quindi vaporosa. Ed eccoci arrivati all'ultimo numero di abito per questo video, cioè il sesto. E abbiamo l'abito della restaurazione. Guardate che bel rosa confetto che ha questo vestito. Adesso lo apriamo. Abbiamo più accessori in questo. Il vestito è bellissimo, imita il raso. È veramente carino, guardate come sono belle le maniche, sbuffo tipiche di quest'epoca. Il corsettino è meraviglioso e guardate i ricami e il pizzo intorno. Ed eccolo indossato a Barbie. Allora, l'abito restaurazione, siamo più o meno tra 1815 e 1848, e la moda si trasforma proprio come una riparazione dallo stile precedente. Sembra più semplice, ma è anche scomoda, perché ritorna la vita sottile e quindi l'uso del corsetto. Le tipiche maniche sono voluminose e gonfie, perché siamo nell'epoca delle maniche a palloncino, non so se ve ne eravate resi conto. Ci sono motivi floreali a scacchi, a strisce, ma comunque i colori sono vibranti. Ci sono tipici copricapi, come le cuffie, oppure il fienile, un cappello a cappuccio dell'epoca. Le scarpe sono piatte e non ci sono tacchi, però ci sono molti accessori come sciarpe e ombrelli che si portavano sempre. Le donne si pettinavano anche con dei riccioli quando mettevano la cuffia, che dovevano scivolare i lati del viso. Guardate com'è bello questo vestito, il cappello con i suoi con le sue decorazioni, è meraviglioso. E ora concludiamo con l'armadio raccoglitore, perché nel terzo numero della raccolta c'era anche l'armadio raccoglitore per tenere tutti i vestiti, che sono 20, ve lo ricordo, messi bene nel nostro appunto armadio. È facilissimo da montare, perché ha tutti i pezzi pretagliati, dovete soltanto infilare, come sto facendo io, le parti nelle fessure e spingere. Non dovete fare nient'altro, non c'è bisogno di colla, di qualsiasi altra cosa, lo può fare anche un bambino. Nella parte superiore dovete mettere le altre due
diciamo, strisce, che sono quelle con i fori, dove poi andranno infilati i 20 appendini e dove poi noi appenderemo tutti i nostri vestiti. Come potete vedere, montare il raccoglitore è facilissimo, ci ho messo veramente pochissimo. Ed ecco qui il nostro armadio raccoglitore super pronto. Come potete vedere, è stato un gioco da ragazzi. Ed ecco qui tutti i 6 abiti messi nell'armadio. Guardate come sono belli ordinati, perché con i propri appendini non si rovinano. E sopra potete mettere tutti gli accessori che ci sono. Adesso ho messo i cappelli, ma man mano che la collezione cresce ci saranno anche altre cose, magari collane, sciarpe, eccetera. Questa collezione mi è piaciuta un sacco perché è anche educativa a livello storico, secondo me, quindi molto utile. Ditemi, secondo voi, qual è tra queste 6 la più bella, qual è l'epoca storica che avete preferito o in quale avreste voluto vivere. Io sono indecisa, oddio, non lo so, probabilmente mi piacciono sia gli anni 10 ma anche gli anni 50. Comunque scrivetemi nei commenti le vostre impressioni e spero che questo video vi sia piaciuto. Ci vediamo al prossimo video!